La cattedrale di Isernia è sicuramente il monumento che conserva al proprio interno le tracce di tutta la storia della sua città, dalle origini preromane, dalle origini sannitiche, fino agli ultimi avvenimenti, alle ultime trasformazioni urbanistiche. Noi sappiamo che le guerre sannitiche finirono male per il Sannio. Il territorio fu conquistato dai Romani intorno al 290 avanti Cristo e nei 25 anni successivi cominciò la cosiddetta romanizzazione, cioè il territorio fu attribuito ai veterani romani per alcuni versi e ai soci latini per altri versi. La città di Isernia ospitò una colonia latina. Noi siamo sicuri che nel 263 una colonia di latini si insedia in questa parte dell'antico Sannio e più precisamente nel luogo dove esisteva una struttura fortificata di epoca sannitica. Noi non sappiamo esattamente come sia stata disegnata la città, però utilizzando il crinale di travertino tra il sordo e il cavaliere fu fatta la prima città, una città che rispettava gli schemi delle città romane. Tutta la città era fondata su un asse che la tagliava dall'alto al basso e poi una serie di strade che si incrociavano a 90 gradi. Ecco, nell'ambito di questa città fu costruito o forse ricostruito un tempio. E di questo tempio si avevano le notizie già dalla visione dell'architettura, perché sotto l'arco di San Pietro appare una grandissima gola rovescia, una cornice che evidenzia l'esistenza di un basamento su cui poi si è appoggiata la cattedrale. E fin dai tempi più antichi si è sempre ritenuto che questo tempio fosse collegabile proprio alla colonia latina del 263 avanti Cristo. Forse possiamo, con una serie di ragionamenti, ritenere che il tempio sia ancora più antico. Qualche anno fa venne il sospetto che l'organizzazione dell'edificio, l'ingresso dell'attuale cattedrale, non corrispondesse all'ingresso dell'antico tempio. Personalmente già avevo scritto qualcosa sull'argomento, perché mi creava qualche perplessità il nome di un vicolo, Vico Giobbe. Giobbe potrebbe sembrare un nome ebraico, però in realtà, ragionando un poco più puntualmente, veniva fuori che Giobbe potrebbe essere la trasformazione di un antico termine latino, Iovis, per cui Vico Giobbe dovrebbe essere Vico Iovis. E mi venne il sospetto che l'ingresso della cattedrale, o meglio del tempio latino, stesse dall'altra parte, non dove oggi vi è l'ingresso della cattedrale, ma dalla parte di Vico Giobbe, di Vico Iovis. E la conferma è venuta fuori quando si sono fatti gli scavi, perché proprio dalla parte di Vico Giobbe è venuta fuori la traccia di una scalinata, di una gradinata di un tempio italico, di un tempio che aveva quindi l'ingresso sul lato minore dell'edificio, e in effetti tutta la platea dell'attuale cattedrale insiste sulla platea di un tempio più antico, di un tempio pagano. E quindi è facile poi arrivare alla conclusione che sulla parte antica del tempio fossero le tre celle della triade capitolina, quindi la cella centrale dedicata a Giove Capitolino e le altre due celle dedicate, una a Giunone e l'altra a Minerva, secondo la tradizione romana. Ma non è da escludere che sia una tradizione molto più antica, addirittura legata agli insediamenti sannitici, ma questa particolarità sarà approfondita successivamente. Con la caduta dell'impero romano cascano anche gli edifici, l'abbandono segue alla devastazione dei barbari e piano piano Isernia comincia a decadere. Ma noi abbiamo la certezza che nel 463 un vescovo esista, perché dalle cronache vaticane sappiamo che un vescovo, Eutodio, partecipò a un concilio di Ilario I proprio nel 463. Sicuramente Isernia aveva una sua cattedra vescovile alla fine del V secolo, perché il vescovo di Isernia partecipa al concilio di Simmaco in un momento in cui vengono riorganizzate
le diocesi dell'Italia meridionale. Dallo scavo effettuato all'interno della cattedrale negli anni Ottanta si è potuto ricostruire con una certa precisione ciò che è accaduto nel tempo, perché dalla parte dell'ingresso sono venute fuori le absidi di un edificio molto più antico, che è riconducibile sicuramente ai primi secoli della cristianità, proprio all'epoca di Simmaco, quindi alla fine del V secolo. Che la cattedrale di Isernia sia così antica lo attesta anche la presenza di un battistero, e i battisteri fatti per essere utilizzati con l'immersione del battezzando all'interno dell'acqua appartengono ad un periodo che non va oltre il VI-VII secolo d.C. Sicuramente la cattedrale di Isernia subì dei danni violentissimi a seguito del terremoto dell'847, quando, secondo la cronaca riportata nel Chronicon Vulturnense, addirittura il vescovo di Isernia morì sotto le macerie della cattedrale caduta. Una trasformazione sostanziale invece avviene al periodo di Desiderio, abate di Montecassino, il quale, attraverso una serie di operazioni che determineranno il riassetto delle diocesi del Lazio, dell'Abruzzo, del Molise e della Campania, nomina nel 1059 vescovo di Isernia un suo fedele collaboratore che è Pietro di Ravenna. A Pietro di Ravenna dobbiamo attribuire l'inversione dell'impianto della cattedrale, cioè l'ingresso che prima stava dalla parte di Vico Giobbe viene spostato sull'attuale piazza della cattedrale, e quindi anche tutta l'organizzazione urbanistica in qualche modo si trasforma. La chiesa si svilupperà nel tempo, diventerà sempre più grande, più organica all'intero territorio, finché un nuovo terremoto nel 1349 la distrugge completamente. Un tentativo di ricostruzione, di risistemazione, viene vanificato da un successivo terremoto nel 1456, e noi sappiamo che nel 1458 si mette mano a una riedificazione pressoché totale dell'intero edificio. Dalle cronache sappiamo che nel 1559, sembra che ogni 100 anni avvenga qualche cosa, una sorta di ristrutturazione interna portò anche alla realizzazione di un arredo particolare. Conosciamo l'esistenza di un presepio di 30 statue, ne parla il Ciarlanti, che erano qualcosa di straordinariamente bello. Di questo presepio non abbiamo più traccia. Nel periodo borbonico comincia la trasformazione, vi è stato il Concilio di Trento, e quindi bisogna riformare anche l'architettura interna, e il vescovo De Peruta provvide alla sistemazione di tutti i marmi interni. Gli altari furono realizzati proprio nel periodo, alla fine del Settecento, dal De Peruta, il quale poi fu anche in qualche modo criticato perché, avendo messo lo stemma della sua famiglia, che era una pera, fu criticato per aver riempito la cattedrale di Isernia di pere. Poi l'altro devastante terremoto del 1805 determinò quasi il crollo totale dell'edificio. Con il vescovo Adeado Gomez Cardosa comincia la ricostruzione e la cattedrale di Isernia assume la forma definitiva che conosciamo oggi. Viene realizzato il grande portico esterno in forme neoclassiche, viene data sistemazione a tutta quanta la piazza, qualche tempo dopo viene tolta la fontana fraterna che era attaccata al campanile, insomma, in qualche modo dal 1826, 28, 30 in poi tutta l'area della cattedrale viene trasformata e questo insigne monumento della città assume la forma che sostanzialmente ha oggi.